Benvenuti, benvenuti su Babylon, una nuova puntata di Babylon caratterizzata lui per Carlo Fabi, anche se non Lei vuole dirlo. è Francesca Pierri, lo dico io per lei, perché lei ormai è lanciatissima sull'entusiasmo di questa Sì. puntata, che merita entusiasmo, Francesca, lo Merita possiamo dire entusiasmo perché è fatta subito? di moltissime incursioni. Cominciamo subito con la prima, cominciamo col dire che è in collaborazione con la rivista Teatro e Critica, di cui abbiamo l'illustre presenza del collega Andrea Zangari, a cui diamo subito il benvenuto. Ciao, buonasera a tutti, Buon grazie di pomeriggio, questa. Andrea. Ciao Come Andrea, va? Buon come va? pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio, grazie di questo invito. Ma Bene, voi? prego. Tutto bene? Vi vedo raggianti. Sei praticamente tu che inviti noi, per cui. Ah, beh, allora, infatti siamo nel mio salotto, quindi. Esattamente. Perfetto. Benvenuto Beh. nel mio salotto, disse il ragno alla mosca, ma queste insomma sono altre cose, questa è una Allora, su citazione. cosa verte la puntata di Giusto. oggi? Diciamo una puntata piuttosto pioneristica, perché appunto dal 27 giugno al 5 luglio torna il Giardino delle Esperidi Festival. Quest'anno dal titolo Esperidi on the Moon, è un festival che è arrivato sfidando, diciamo, questo tempo funesto alla 16ª edizione quest'anno a Campsirago Residenza. Allora, noi Dal vivo, vediamo dal sottolineiamo vivo questa assolutamente, cosa, perché niente questo. streaming, niente collegamenti Zoom, Skype, cose del genere, tutto dal Esatto, vivo. per questo ho detto pioneristica. Vediamo una clip e poi vi presentiamo l'ospite in collegamento con noi oggi. Certi alberi sono proprio dei conquistadores, dei camminatori e gli uccelli che pian piano si svegliano per il concerto loro quotidiano. Intorno a me una lingua che non conosco. Πέταξα όλες τις εφημερίδες που θα αγοράσει. Anche nelle immagini a Michele Losi, il direttore artistico del Giardino delle Esperidi. Benvenuto, Michele. Grazie per aver accettato il nostro Grazie. invito. Grazie a voi, gentilissimi. Allora, l'abbiamo detto in apertura, è un'edizione abbastanza pioneristica, no? Quest'anno Esperidi on the Moon ha deciso di esserci con forza e sarà un grandissimo laboratorio di sperimentazione. Però c'è tutta un'iconografia emergenziale, chiamiamola così, quest'anno, no? In questo titolo, soprattutto su quello che vedremo al festival rispetto proprio a questo momento storico, no? Assolutamente. Noi avevamo ideato questo festival in realtà alla fine dell'anno scorso, a gennaio era chiuso su un tema che era Broken Nature e quindi il tema della natura spezzata. In realtà la natura si è effettivamente spezzata e quindi quello che è successo in questi mesi ci ha portato a ricalibrare il festival, a ripensarlo e a un certo punto ad aprile, quando abbiamo detto, beh, cerchiamo di farlo questo festival dal vivo, portando le compagnie appena avremo chiaramente delle informazioni sulla possibilità di fare festival dal vivo, ci siamo immaginati che in realtà questo festival sarebbe stato su un altro pianeta, su un pianeta completamente differente, con un altro tipo di atmosfera, con delle regole diverse. E ci siamo quindi immaginati un festival tra cosmonauti sulla Luna. Questo è stato un po', diciamo, il punto di partenza. Da una parte i temi, natura spezzata, le prime nazionali che dovranno essere presentate al festival, tutta una serie di
performance nella natura e itineranti, che sono un po' la caratteristica di questo festival per il luogo in cui si tiene, e poi il tema di quello che era successo e di come gli artisti e il pubblico, ma anche gli organizzatori e i tecnici avrebbero affrontato questa nuova situazione. Quindi da questo immaginario abbiamo cominciato a ricontattare, a riconnetterci con gli artisti, quelli che avevamo già contattato precedentemente, abbiamo cominciato a dire loro che avremmo fatto il festival, ci hanno preso per matti, nel senso che io a fine aprile, quando ho cominciato a chiamare le compagnie, c'era una situazione di grave difficoltà, chiaramente per tutti quanti, e gli artisti erano spaventati. Molti dicevano chissà se riusciremo a riprendere le prove, molti mi hanno detto non riusciremo a essere presenti con una prima nazionale. Io ho detto loro non c'è nessun problema, può arrivare uno studio, può arrivare un'anteprima, non è questo il problema è se ci sarà la possibilità di fare spettacolo dal vivo e di rincontrarci e di rincontrare il pubblico. E quindi abbiamo ricalibrato e ridefinito tutta la programmazione in questo modo, ragionando con gli artisti e cercando di capire quale potesse essere una situazione di comfort per loro, per riuscire ad arrivare senza troppa ansia da una parte, nello stesso tempo con voglia, e dall'altra parte invece abbiamo ragionato con il pubblico, abbiamo ragionato molto tra di noi, abbiamo lanciato questa edizione. Che fra l'altro è stata anticipata da due laboratori, uno che si sta tenendo in questi giorni, uno che si è appena concluso, di Cinzia De Lorenzi, che aveva proprio come tema riconnettersi, il rimettersi in contatto. Ed è stata una cosa incredibile per tutti i partecipanti, e così abbiamo l'impressione che sarà nella relazione con le compagnie, con il pubblico, che infatti sta rispondendo in maniera molto, molto interessante proprio. Certo. Ecco, complimenti innanzitutto per l'ostinazione, Sì. perché è necessaria in questa fase. Io sono molto d'accordo con questo vostro intento, che rappresenta proprio una riapertura anche di quelle che saranno gli spettacoli dal vivo, le performance dal vivo. Il punto di partenza, per quanto riguarda anche l'edizione di quest'anno, è il Teatro del Paesaggio. Da questo punto di partenza, però, anche sulla base di quello che ci ha detto, direttore, cioè il trovarsi in un pianeta diverso, in un mondo diverso. Dove si arriva con la programmazione? Che tipo di spettacoli hanno aderito all'edizione di quest'anno? Abbiamo sia spettacoli di teatro del paesaggio, di performing art, che alcuni diciamo spettacoli anche tra virgolette più tradizionali da palcoscenico. Abbiamo per esempio deciso di aprire il festival con lo spettacolo Vice Vice del Teatro della Contraddizione, perché il Teatro della Contraddizione a Milano è stato chiuso, ma a prescindere dal Covid, per cui per noi era un segno importante aprire il festival con uno spettacolo di grandissima qualità e nello stesso tempo uno spettacolo di uno spazio che era stato chiuso. E in questo senso c'è una doppia riapertura, anche simbolica in parte, non in parte, molto simbolica direi. E poi anche con altri spettacoli, perché per esempio solitamente le Esperidi non hanno una grande programmazione per bambini. Ci siamo resi conto che invece quest'anno era necessario dare attenzione anche ai bambini, non perché non ce l'abbiamo, magari l'abbiamo in altri contesti, però tradizionalmente il Festival delle Esperidi è un festival di performing d'arte, di ricerca e più rivolto ad un pubblico adulto. Ma dopo quello che è successo era particolarmente importante riconnettersi anche con le famiglie. E ad esempio presenteremo in prima nazionale dal vivo uno spettacolo che si chiama Favole al telefono, che in realtà in 3 mesi è stato fatto quasi 1.000 volte al telefono, quindi in realtà è uno spettacolo che è entrato in tantissime famiglie di tutta Italia, perché l'abbiamo fatto in tutte le regioni d'Italia, che per la prima volta al festival si farà in una versione invece live. Come anche altri esperimenti, io penso interessanti, ad esempio c'è una coproduzione tra il nostro festival ed altri 4 festival, Pergine, il Festival di Pergine, Periferico di Modena e Indisciplina Arte di Terni e Zona K di Milano. Questa produzione si chiama MMM e sono dei giochi senza frontiere rivolti al pubblico. Di questi luoghi che vanno a sostituire un po' le Olimpiadi di Tokyo. Questa è una produzione che vede per la prima volta insieme 3 artisti, alcuni che vengono dal collettivo Fosca, storica compagnia di ricerca di Firenze, e un autore invece più legato alla televisione e al cinema come Martino Ferro. Quindi in realtà andiamo in direzioni anche diverse, piuttosto che la prima nazionale degli Omini, che è una compagnia conosciuta, penso, dal pubblico in tutta Italia, che presenteranno la Coppa del Santo in una nuova edizione, perché in questo caso sarà l'agonismo al tempo del distanziamento sociale, quindi
sarà una prima perché hanno ripreso l'antico testo, l'antico di 7 anni fa, e l'hanno trasformato con le nuove regole. Quindi diciamo che è un festival che si interroga su nuovi modi e possibilità del fare teatro, sia online che dal vivo, portando dal vivo delle opere che sono state create o realizzate nel periodo dell'online, che io penso proseguirà anche per certi versi, anche in senso positivo, perché ci sono state delle sperimentazioni interessanti, che invece delle opere che live si interrogano e agiscono in una relazione di distanziamento sociale, ma trasformandolo anche in termini ludici e divertenti, cioè di riflessione, di critica, ma sicuramente anche di divertimento, come è il caso di MMM, e così anche come per altre opere. Michele, noi abbiamo in collegamento anche Andrea di Teatro e Critica, abbiamo organizzato questa puntata corale. Credo voglia farti una domanda. Dunque, intanto buon pomeriggio Michele, e un in bocca al lupo per il festival perché in ogni caso è un momento storico e quindi ce n'è bisogno. Grazie. E in realtà volevo proprio chiedere, mi incuriosisce l'idea che, date le circostanze, le compagnie, gli artisti hanno provato, hanno sviluppato i loro lavori in una situazione comunque complicata, unica, nuova. E questo fa sì che al festival vedremo, come avete anche scritto nel comunicato, alcuni lavori che non sono nella loro forma definitiva. Ora, certo, ai festival siamo abituati a vedere degli studi, ma quello che mi incuriosiva è, non c'è un rischio, anche potenzialmente fecondo, di vedere esposta la vulnerabilità del processo creativo, in questo caso? Sì, penso di sì, sicuramente sono completamente d'accordo con te. Abbiamo cercato di tutelare al massimo gli artisti offrendo comunque anche un tempo in residenza relativamente lungo prima dei debutti, per cui davvero gli artisti avranno la possibilità di stare sui palcoscenici insieme ai tecnici alcuni giorni, in alcuni casi 4-5 giorni prima del loro debutto, quindi cercando di metterli nelle condizioni migliori possibili per fare quel pezzo di loro lavoro nel modo migliore possibile. E nello stesso tempo, comunque, abbiamo cercato di tutelarli. Alcune compagnie non se la sono sentita e noi giustamente abbiamo detto assolutamente capiamo qual è la situazione, vi inviteremo l'anno prossimo. Quindi, di fatto, nella programmazione che presentiamo c'è una tutela anche di questo tipo, nel senso che solo coloro che comunque si sono sentiti di mettersi in gioco, o in alcuni casi alcune compagnie, come gli Omini, ad esempio, dovevano venire con un altro titolo, con una produzione, si chiamava Groenlandia nel loro caso, che non si sono sentiti di portare per le ragioni che giustamente facevi notare tu, e invece hanno deciso di rivisitare la Coppa del Santo, trasformandolo in un altro modo, e abbiamo accettato questa loro proposta. Per cui sicuramente sarà un momento particolare di vulnerabilità, di fragilità, ma penso che ci sarà un livello tale di empatia e di comunicazione per cui il pubblico sarà assolutamente dalla parte degli artisti. E quindi in ogni caso sarà un momento speciale. Ecco, direttore, a proposito di vulnerabilità, perché insomma era una delle cose di cui si parlava di più durante il lockdown, cioè ci sarà ancora voglia di tornare a frequentare luoghi in qualche modo comunque affollati? Che tipo di misure di sicurezza, che tipo di protocolli? Io le chiedo innanzitutto esattamente come vi siete adeguati alle nuove misure di sicurezza necessarie per un evento dal vivo. E qual è stata la risposta del pubblico? Lei in qualche modo già ci ha anticipato però la risposta, perché sta dicendo che ai laboratori comunque la partecipazione è alta, ma le prenotazioni anche come stanno andando e quanta voglia c'è di tornare a frequentare eventi di questo tipo? Ma le prenotazioni stanno andando molto bene, la nostra impressione è che Perfetto. dovremmo fare 12 repliche di ogni spettacolo per rispondere alla possibilità. Chiaramente non possiamo farlo, abbiamo cercato di raddoppiarle comunque e quindi sempre ci sono due repliche più o meno per ogni spettacolo che presentiamo. E da un punto di Questo è un vista segnale invece della... importante, scusi se la interrompo, questa è veramente una cosa che volevo sentire perché è un segnale veramente molto importante. Prego, scusi ancora. Sì, no, ci mancherebbe altro. Sui laboratori abbiamo posto un numero chiuso, basso, nel senso che 12 persone al laboratorio si sono esauriti nell'arco di 2 giorni. Però ci teniamo a mettere tutti in una condizione di tutela. E così anche sul pubblico chiaramente i numeri sono molto ridotti. Spazi che prima avevano possibilità di ospitare 300 spettatori, adesso ne ospiteranno 100.
fa nulla, va benissimo così. Teniamo chiaramente il distanziamento tra le sedie, così come da protocolli, la misurazione della temperatura all'ingresso. Abbiamo chiesto di acquistare i biglietti online proprio per evitare accalcamenti al botteghino, anche se alcuni biglietti si potranno comunque, una percentuale intorno al 20%, acquistare anche poi diciamo in biglietteria, al botteghino, nel luogo di pubblico spettacolo. Quindi fondamentalmente abbiamo seguito quello che c'è diciamo, nei protocolli ministeriali e regionali, che poi sono le leggi a cui dobbiamo fare riferimento, che non sono nulla di drammatico, però intendo dire, non sono così differenti da quelle che ci consentono di andare a fare la spesa o di sederci a un ristorante. Si può fare, cioè, questo è importante, dobbiamo ricordarcelo. Forse è più difficile per lo spettacolo dal vivo fatto al chiuso, in un teatro sicuramente; all'aperto si possono fare tante cose, io penso. Io vorrei sentire di nuovo Andrea Zangari. Sì, beh, sono molto contento di sentire che c'è richiesta da parte del pubblico, questo è importante, può essere indicativo per la stagione. Mi chiedevo però, come ha reagito la comunità di Campsirago, che ho letto essere di 37 abitanti, quindi una comunità molto piccola che magari è abituata a vivere in un regime di protezione, no, del paesaggio. Come ha reagito alla notizia che il festival avverrà? Perché in certi casi abbiamo letto di comunità che si sono anche opposte, allo svolgimento dei festival. No, devo dire che c'è una relazione molto forte che dura ormai da più di 15 anni, quindi c'è una conoscenza personale delle persone e di chi abita qui, e in generale le comunità ci sono venute incontro. Fra l'altro, questo è un festival particolare, nel senso che è un festival che ha la presenza di persone, appunto, che vengono un po' da tutta Italia, di critici, di giornalisti, ma anche una forte presenza locale. Per cui non abbiamo avuto problemi, devo dire, e penso che le comunità locali saranno anche tra coloro che parteciperanno agli spettacoli, sia quelli di Campsirago, perché comunque abbiamo 11 palcoscenici diffusi nell'area di quattro comuni che gravitano intorno alla residenza teatrale. E quindi parteciperanno anche loro, magari non tutti, ma questo è sempre successo, intendo dire. Non tutti gradiscono venire a teatro, alcuni sì, e verranno anche quest'anno assolutamente. Quindi da questo punto di vista devo dire che c'è stata una buona collaborazione. Sicuramente c'è una questione che è legata all'assunzione di responsabilità, nel senso che i segretari comunali non si assumono la responsabilità della riapertura, me la sono assunta io direttamente, qualsiasi cosa succederà sarò io di persona a rispondere. Quindi, però, questo è quasi più una questione tecnico-burocratica che di relazione con la comunità. Michele, voi avete, prima dell'emergenza avevate impiantato lo spettacolo, il festival, perdonami, su una programmazione che avesse al centro la natura e, la formattistica della performance. Comunque tutto verteva sull'impatto ambientale. Dopodiché, il festival ha preso un altro tema, che è quello che sappiamo, che appunto è quello dell'emergenza e del coronavirus. E quello che mi chiedo è per quale motivo, considerando che comunque il tema dell'impatto ambientale è molto importante, è stato sicuramente soppiantato inizialmente da questo periodo emergenziale, però sono strettamente correlati comunque quello del Covid e quello dell'ambiente. Allora mi chiedo per quale motivo comunque operare questo tipo di cambiamento, questo tipo di variazione sul tema. No, no, ma in realtà non abbiamo variato il tema, nel senso che quello è rimasto il tema di fondo. Forse c'è Certi stato un alberi sono piccolo proprio dei conquistadores, problema dei con il camminatori, collegamento, e vediamo il se riusciamo a stabilirlo. Intanto, Andrea, Eccoci. ti volevo chiedere una cosa. Prego. Che cosa ne pensi tu in realtà da critico? E com'è ritornare a teatro adesso? Beh, sicuramente si rincontrano delle persone che ovviamente occupano gli spazi in questo momento per un senso di urgenza, no? E quindi rispetto a quello che si vede, c'è innanzitutto ritrovarsi con la comunità, un po' contarsi, vedere delle persone che si era abituati un po' a vedere. Diciamocelo, in questo momento è il pubblico che non poteva più resistere senza il teatro dal vivo, no? Quindi io dico Assolutamente che sì. è un pubblico speciale. E quindi in questi giorni è molto bello. Poi,
Siamo ormai a 10 giorni dalla riapertura dei teatri, quindi in realtà già nella prima settimana ho notato un cambiamento su questa questione. Beh, sarà la mia una visione un po' romantica, magari deformata dalle mie aspettative, dai miei desideri, però si percepiva comunque una commozione di essere in quello spazio a cui si era rinunciato per tanto tempo, no? Sì, tra l'altro se ne è parlato. Ecco, forse ci siamo riusciti a stabilire la connessione di nuovo. C'è stato un momento di defaillance. Questo è perché appunto vale la pena organizzare un festival dal vivo, È Michele. necessario. Sì, è necessario un po' perché siamo troppo in mezzo alla natura e quindi va via la connessione facilmente. Bene così, Scusa. torniamo alla domanda. Ci siamo presi una parentesi con Sì. Andrea, critica. Scusatemi molto. Nessun No, problema. la cosa che stavo dicendo è che in realtà non abbiamo cambiato il tema. Il tema è sempre Broken Nature. Ci sono uno o due titoli che sono cambiati in relazione al fatto che le compagnie non si sentivano di venire perché non erano abbastanza pronte. L'esempio degli omini, appunto, che dovevano venire con Groenlandia e invece vengono con uno spettacolo sul distanziamento sociale. Ma il grande tema è quello della natura, sia nei talk che negli incontri che in buona parte degli spettacoli, perché il tema di Broken Nature ha grandemente a che fare con quanto è successo, col tema delle Esperidi, col tema del Covid. E ci sarà una riflessione di partenza anche con Gerardo Guccini, con Fabrizio Olivier Dubosc, proprio sul fatto che al cambiamento climatico e a quanto sta succedendo sul pianeta Terra e anche alla qualità della nostra relazione con la Terra e con la natura, alla fine questo virus, in un modo o nell'altro, le due cose entrano in collisione molto forte. Ed è anche abbastanza chiaro che quanto sta succedendo in queste ultime settimane, è una grande forma, non dico di oblio, ma rispetto ai temi economici, per esempio, sembra abbastanza evidente che questi 3 mesi, che di fatto hanno fatto di più per la Terra, paradossalmente, di quanto non siamo stati in grado di fare dal protocollo di Kyoto ad oggi in termini Esatto, di emissioni. esattamente. Il rischio è proprio quello che questo ce lo dimentichiamo molto facilmente. Invece una relazione molto forte comunque tra arte, natura, riflessione su queste tematiche e nello stesso tempo comunque anche tema del distanziamento sociale e della relazione che ci può essere tra lo spettacolo dal vivo e queste tematiche rimane assolutamente centrale. Poi non fatemi dire delle cose terribili su questo coronavirus, che è stata un'esperienza terribile, penso, per tutti quanti e per molti, ci sono state delle perdite familiari, ma io penso che per gli alberi, per le piante, per il pianeta, insomma, è stato quasi un drammatico supereroe. Cioè, ci sono davvero tanti punti su cui riflettere. E fra l'altro anche per il mondo dell'arte, cioè, penso al movimento, di queste settimane, di questi ultimi mesi, degli artisti che scendono in piazza, che finalmente si rendono conto dei propri diritti e del fatto di essere spesso invisibili. Se non ci fosse stato questo lockdown di 3 mesi, probabilmente tutta questa riflessione, questo movimento non ci sarebbe stato, paradossalmente. Quindi, nel dramma e nella crisi, come dice la parola stessa crisi, c'è sempre la possibilità di trovare dei nuovi semi, delle cose nuove da imparare, nello stesso tempo da approfondire e da portare in rilievo nell'arte, come anche in una riflessione più generale. Assolutamente sì. Michele, allora noi non possiamo che augurarti il meglio per questo inizio, soprattutto buona fortuna. Certo, Ti assolutamente. ringraziamo assolutamente per essere stato con noi e con Teatro e Critica, ovviamente. Grazie a voi e grazie a Teatro Critica per essere stati presenti e averci ospitati. Grazie, a presto. A presto. Salutiamo anche Andrea, allora, lo stesso per aver aderito al nostro invito e collaborato alla realizzazione di questa puntata per il primo festival in presenza, diciamo, sul Ricordiamo e territorio italiano. sottolineiamolo ancora, è fondamentale. Grazie mille allora anche a te, Andrea. Grazie a voi, grazie mille, Ciao. grazie a voi. Ciao. E questa è stata la E si prima può dire che parte stiamo di cominciando, abbiamo Babylon. cominciato, La fase abbiamo 3 arriva anche a cominciato. Babylon. Evviva, Evviva! non vi lasciamo. Tra poco verrete anche voi dal vivo a Babylon. No, forse questo no, però insomma, diciamo che potrebbe essere questa Magari. la fase 5. No, non lo so, vabbè, comunque. Ci vediamo tra 2 minuti di pubblicità. Esatto.